Una carovana per pubblicizzare l'autocompostaggio, è questa un po' la sintesi di questa iniziativa. Sì, è la novità sotto il profilo della comunicazione, credo che sia molto efficace perché mentre l'anno passato si svolsero dei seminari informativi di comunicazione, quest'anno saremo nelle piazze, saremo in 16 piazze con i comuni che hanno aderito e che hanno dato la disponibilità a far vedere proprio materialmente, fisicamente di che cosa parliamo, quali sono i benefici del compostaggio domestico, e questo è vieppiù essenziale soprattutto perché nel momento in cui stiamo rendendo virtuoso quanto più possibile il ciclo dei rifiuti con degli investimenti corposi che vanno sulla raccolta differenziata, sui centri di raccolta e sul completamento impiantistico, abbiamo stanziato oltre 40 milioni di euro. Stiamo programmando, abbiamo programmato e stanziato l'intesa con le province su queste azioni. Ebbene, c'è necessità di far capire esattamente agli utenti e ai cittadini come ogni fase del ciclo dei rifiuti, ogni attività che si pone in essere può essere utile e funzionale per avere un ciclo più virtuoso, costi più bassi e ritorni migliori sia sotto il profilo ambientale che sotto il profilo economico. Quando si parla di differenziata, quando si parla di frazione organica, quando si parla di frazione secca, si parla di cose che ci riguardano tutti i giorni. Tendere, spingere all'autocompostaggio domestico per trasformare un rifiuto in una risorsa, in un materiale che può essere riutilizzato, è assolutamente essenziale ed è, come dire, la spinta che ciascuno di noi nel proprio ambito domestico, familiare, nel proprio ambito produttivo di rifiuti, possa adottare queste procedure perché oltre ad averne un ritorno, aiuta e contribuisce evidentemente a diminuire la produzione dei rifiuti, aiuta e dà una mano concreta affinché tutto il ciclo sia migliore da un punto di vista ambientale. È così difficile sensibilizzare soprattutto coloro che ancora gettano i rifiuti per strada oppure non fanno la differenziata? Guardate, il problema di uno scarso senso civico, di una resistenza, esiste sempre fisiologico, bisogna attenuarlo, ma c'è chi non vuol capire, c'è chi fa anche della maleducazione, intesa come mancato rispetto di una regola comune, il proprio credo e va avanti così. Questo purtroppo va combattuto con l'informazione, l'educazione e la sensibilizzazione, perché più si crea una sensibilizzazione e un'educazione sotto il profilo della gestione dei rifiuti, meno saranno i comportamenti che deviano rispetto ai processi virtuosi. È chiaro che c'è molto da fare, però siamo soddisfatti, sappiamo che lo sforzo che sta facendo la Regione Abruzzo sta dando i suoi frutti. Quest'anno abbiamo raggiunto la soglia del 40% della differenziata, sono dati ufficiosi, ma ci siamo. Stiamo sostenendo con milioni e milioni di euro gli investimenti sul porta a porta, ciò ci lascia pensare che arriveremo presto alla fatidica e psicologica soglia del 50%. Considerando da dove siamo partiti, credo che l'Abruzzo stia dando buona prova di sé sotto questo profilo.